aeroporto e ho appena fatto il check-in, ho passato insomma tutti i controlli e adesso sto cercando il mio gate che è il 16123. Ok, vediamo se lo trovo. E sono a pelo, cioè proprio a pelo. Per un attimo non perdevo l'aereo. Questa è la mia camera. E questa, ditemi se notate differenze. E questa è la camera di Gabri. Scusa, ho scelto l'assunto imperiale. Come? Aspettate che riaccendo le luci. Perché Ecco. sennò non si vede. Ecco, no. Non si vede Lei ha il appieno. baldacchino, i due armadi. Ah, ma hai anche la tele gigante. Hai visto la mia tele? C'è la mia No. tele, è la metà della metà. Hai anche la televisione tu? C'è Sì. anche il decoder, scusami. Il decoder di Sky. Il bagno vincerà il mio, dai, doveva Il bagno è essere equa la bellissimo. cosa. Il bagno sì, ma fammi vedere la televisione. Vedi, guarda la mia tele. Scusa, Hai il frigo, io ce l'avrò il frigo. frigo. Ho un armadio, dai, meno male che c'è. Però guarda che Però bagno. guardate che bagno. Guarda che bagno. C'è il bagno Che doccia. bellissimo. Il bagno è bellissimo. Doppia. Quella sta neggiando perché alla linea Madonna la via. Buongiorno, mi sono appena svegliata. Adesso andiamo a fare colazione e poi vediamo la vincitrice e ci trucchiamo insieme. Per questo sono struccata. E niente, poi c'è l'incontro con tutte voi e sono contentissima, non vedo l'ora. Eccoci qui, abbiamo appena scelto i Cici, prodotti. avete un colore diverso voi? Sì. Per il tutorial, questo è il set. Cominciamo a I fare il conto alla trucchi, rovescia. ok. La ragazza che ha vinto, ciao. Come va? Tutto bene, un po' tesa, un po' Non sei l'unica, emozionata. anche noi. Questi sono i trucchi. Non dovevo sorridere, no? No, andava benissimo. Ah, ok, va bene. No, adesso non ti puoi alzare, scusami, Ma giù. cosa Come stai facendo? stare? Non lo so. Quelle le Aiuto. La cosa era l'uscita. Cosa No, era mangerai? l'uscita del Sì, giro qua. cannoli. Andiamo a vedere i cannoli. Andiamo a vedere Guarda cosa c'è Chuck. Non è Milena, no, non è Milena. No, vogliamo vederti col Chuck. Cannolo, cannolo, abbiamo fame. Ma è proprio per me sì, Allora, questi mi dicono ricotta. Ricotta al forno? Ricotta al forno? Ricotta Quelli? No, cassatina al forno. Ok, quelle sono le cassatine e questi sono i cannoli. Che bontà! Date con chi sono qui! Ciao! Ti piace il trucco? Bellissimo! Mi piace il trucco! Didi sì! No, molto bello, molto 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 bello. Se no poi non ti becchi il cannolo, spero che ti ricattiamo con il cannolo. Che bella accoppiata, trucchi e dolci. Alla fine ci mangiamo tutti i cannoli. Lei è Laura, Ciao. ed è la persona che ha reso possibile tutto ciò e tutti gli incontri con voi. Due mesi di duro lavoro. Scusate, ho fatto cadere il Chuck. Scusa, facciamo, visto che Chuck, seconda, com'è? Prima, uno, no, uno prima, due, via. Quindi facciamo. Quindi, Ok, niente. Grazie a lei, sì. Due mesi di duro lavoro, voi non sapete cosa c'è dietro per la serie. Lei è quella che lavora, noi ci divertiamo, io e Gabri. No, Stiamo facendo una passeggiata dall'albergo a questo ristorante, bar, per il pranzo. E poi andiamo all'incontro e non vedo l'ora, sono contentissima. E basta, tra l'altro è anche la prima volta che esco dall'albergo, perché ieri sera quando siamo atterrati era buio, quindi non ho visto Palermo. E adesso è tipo l'una. E finalmente riesco a fare un giro, quindi questa è l'unica strada che per ora ho visto di Palermo e speriamo stasera di riuscire a fare un giro, magari per la città, insomma di vedere un po' qualcosa, perché sennò non vedo proprio niente della città e sarebbe un peccato perché sicuramente è bellissima. E questa zona devo dire che è molto bella. Com'è che si chiama questa zona? Mondello, siamo a Mondello.
E infatti tanti di voi mi hanno scritto nei commenti: vai a vedere Mondello. E quindi adesso vediamo, stiamo andando verso il mare, qua davanti a me c'è il mare, adesso giro e vi faccio vedere. Eccolo! Qua davanti a noi qua si vede, c'è il mare, questa è la via. Che bonità! Cose buonissime! Mangerei tutto praticamente! Mi chiamo arancini, ma qua si chiamano arancine, quindi arancine, arancine al burro, arancine con spinaci e arancine con carne. Abbiamo preso praticamente tutto e ce lo stiamo dividendo. Io filmo Gabri che filma. Io filmo te che filmi. Andiamo in camera a prepararci, sì, e poi c'è l'incontro con voi. Non vediamo l'ora. Sì. Se abbiamo un po' di pancetta, è perché oltre siciliane è troppo buona la vostra cucina. Quindi... abbiamo mangiato tutto, abbiamo preso uno per un arancino, un enorme. Poi sono enormi, io sono abituata agli arancini, quelli romani. Sì, che sono così. Così. Sì, è vero. Questo qua è per otto. È un arancino per otto. Meglio. Buonissimo, davvero. Cos'era lo spiedino? Lo spiedino, con la besciamella gigante rettangolare. Con la besciamella. No, vabbè. Qualcosa, ecco, vivrei solo di quello. Sembra tipo la pasta della pizza. Vero, buonissimo. Quello mi ha fatto veramente impazzire. Spettacolo. Quindi adesso ci riposiamo un attimo, ci e poi c'è l'incontro. E poi l'incontro con voi o alcune di voi, quelli che verranno, insomma. Ciao, stiamo andando. Grazie. Arrivederci. Stiamo andando all'incontro. Volevo farvi vedere anche Gabri. Che è qui. Fa se riesco a prendere. Qui. Andando all'incontro. Super emozionante. Sì. Arriviamo. Sì. Allora, a me batte il cuore. Siete emozionate? Sì, tantissimo. Non vediamo l'ora di abbracciarvi, di baciarvi, di vedervi. Camera di Gabri e qua guardate l'aperitivo con i cannoli che ci hanno portato. Aspetta, le ragazze, questo cannolo, questo è di questo cannolo è di Nadine, queste sono di Nadine e di Claudia, quindi grazie Nadine e Claudia. E questo è un goloso ricordo da Palermo. Jenny e Cetti, la mamma, Jenny, te le ricordi? Sì, sì, che carine anche loro. Sono ritornate carinissime. Bello. In giro per Palermo. E davanti a me c'è Gabri. E qui c'è Vanessa. No, questa via è stupenda. Sì. Allora, siamo proprio in centro. Adesso vi dico il nome della via, aspettate. Ok, numero 86, il nome della via non c'è. Comunque siamo in centro, zona pedonale, e ci sono tutti i ristorantini, i barettini lungo la strada. E è molto carina questa via.